Bentrovati ad una nuova puntata di Belluno Economia. Noi chiudiamo questo 2023 occupandoci del mondo del sociale. In particolar modo parliamo della testimonianza in prima persona sul tema della disabilità e dell'inclusione sui luoghi di lavoro. Questo è infatti il cuore del libro Zitto che ti sente di Giuseppe Flore. Vediamo. Il libro è nato, diciamo, all'improvviso, durante un'intervista fatta sempre per InJob, il giorno della disabilità, ho deciso che ci fossero tantissime cose da dire in merito alla disabilità. Gli occhi di Giuseppe brillano, l'emozione è tanta. Occasione speciale, la presentazione del suo libro Zitto che ti sente, una testimonianza in prima persona sul tema della disabilità e dell'inclusione sui luoghi di lavoro. Sono disabile dalla nascita. E porto i tutori dalla nascita, assolutamente. Sono nato con spina bifida e da lì ovviamente è partito tutto il mio percorso. Sono stato operato più volte e da quel giorno ovviamente ho cominciato a mettere il gesso e ovviamente devo sempre portare dei tutori per far sì che la mia camminata sia stabile sostanzialmente. Un'esperienza nata all'interno del proprio contesto lavorativo. Lavoro per InJob da circa 9 anni. InJob è una società di ricerca e selezione e noi ci occupiamo di trovare del personale per le aziende clienti. Ovviamente io prima di essere come sono adesso ero molto più timoroso nell'affrontare la vita, ovviamente, perché magari avevo paura del giudizio degli altri. E Zitto che ti sente, è proprio un inno a non stare zitti, a non far sì che le cose rimangano nascoste, perché alla fine non c'è nulla da tenere nascosto. È la quotidianità, la disabilità, quindi non serve neanche fare silenzio, nascondersi o avere qualsiasi timore di esporsi. E quindi Zitto che ti sente ha fatto sì che io potessi esprimere tutto quello che penso in merito alla disabilità e anche raccontarmi in prima persona e raccontare la mia esperienza da disabile con ovviamente tutta una società che ha delle migliorie da apportare. E io provo a far capire alla gente anche come rapportarsi, soprattutto alle persone, non ai disabili, perché in fondo i disabili sono persone prima di essere disabili. E questo ovviamente spesso e volentieri viene a meno, perché magari tu incontri una persona che comunque sembra diversa da te. Io dico sembra perché effettivamente se ci pensiamo, siamo tutti diversi, a prescindere dalla condizione in cui ci troviamo. Quindi è anche inutile trovare un escamotage per rapportarsi a una persona disabile. Bisogna trattarle come persone, è quello che io voglio dimostrare e far capire alle persone che leggeranno anche il libro. Questo libro parla ai giovani? Questo libro parla a tutti, secondo me. Parla ai giovani, quindi dai più piccoli, perché sono coloro che fanno le domande. Però loro devono chiedere qualsiasi cosa perché sono curiosi, perché ovviamente incontrano la vita per la prima volta. La cosa fondamentale, secondo me, è la risposta che loro ricevono, non la domanda che fanno, perché se noi blocchiamo la loro curiosità, loro se la porteranno sempre. Quindi dovrebbero cominciare le persone grandi a rispondere con sincerità alle domande dei più piccoli e dopo da lì poi si può crescere con una certa anche consapevolezza di chi si ha di fronte, perché ovviamente incontreremo tantissime persone di qualsiasi tipo e il fatto che già da piccoli cominciamo a chiedere e ad avere risposte concrete e sincere, secondo me è la base per partire e per avere una vita molto più normale, qualsiasi esso sia il significato di questa parola. Un'iniziativa fortemente sostenuta dalla stessa azienda InJob, attenta al concetto di responsabilità sociale d'impresa. Anche perché è un tema che è molto sensibile e soprattutto le nuove persone che si inseriscono nel mondo del lavoro, i giovani, valutano anche se abbracciare il progetto di un'azienda o entrare in un'azienda in relazione alla responsabilità sociale che l'azienda stessa manifesta. Quindi è un dovere istituzionale e sociale delle aziende, ma è soprattutto anche un investimento poi nell'attrazione dei nuovi talenti. Ecco, il lavoro che è stato eseguito appunto da Giuseppe, per voi che cosa rappresenta?
Allora, noi siamo molto molto orgogliosi di avere Giuseppe con noi nel nostro team e ricordo ancora la prima volta che un anno e mezzo fa Giuseppe mi chiese un appuntamento, mi disse: hai 10 minuti di tempo che voglio parlarti di un progetto speciale, e mi raccontò della sua idea di scrivere questo libro. E devo dire che per me è stata una grande emozione quando poi a distanza di mesi mi ha consegnato il libro. Giuseppe è una persona speciale, perché quando poi parlammo quel giorno lì mi disse: io non mi sento diverso, io sono una persona come le altre, anzi ci sono persone che sono più normali di me che non sono così speciali come me, no? E questa frase mi ha colpito molto, e da mamma, io ho 3 figli, ci tengo molto sempre a sottolineare questo aspetto qui, che è l'importanza dell'accogliere le persone e non valutarle in base a un aspetto fisico, ma valutare la persona che c'è dietro, che questa è la cosa più importante. Un evento fortemente toccante. Per me è stata un'emozione grandissima, nel senso che per me il libro è come se fosse un figlio. Cioè, io metto addirittura davanti il libro rispetto a quello che sono io. Quindi per me è proprio fondamentale che si parli di questo argomento e che si parli proprio come se fossimo tra amici, tra virgolette. Nel senso, dobbiamo capire che la disabilità è un tema da affrontare senza nessun tipo di paranoia, di paura. Ed è tutto anche per questa puntata. A voi tutti ancora tanti auguri di liete festività. Noi ci ritroveremo nel 2024. Arrivederci!